Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale Zoo Players. Riprendiamo da dove ci eravamo lasciati con Alfred Hitchcock, Vertigo. Spero che per tutti quanti voi ragazzi questo 2022 sia partito alla grande e per quel che mi riguarda invece mi sono preso qualche giorno di pausa, di relax. Direi che ci sono nuovamente per andare avanti con Alfred Hitchcock, Vertigo, nonché in seguito ragazzi vi porterò dei titoli abbastanza interessanti che andremo ad analizzare insieme in questi giorni. Comunque ragazzi, siamo nei panni del piccolo Ed, dobbiamo praticamente... come dire, spiare nostra madre sotto commissione del signor Miller. Proteggi discretamente la First Lady, prova a mimetizzarti, segui la distanza di sicurezza, documenta le attività sospette, ottieni una mini fotocamera nascosta, fai una foto. Ok. Iniziamo a spulciare la camera del nostro piccolo Ed, pirata in miniatura. Where's the other one? Ok, manca quello rosso che avevamo scelto il giorno dell'incidente, raga. Ora vediamo se riusciamo a beccare tipo una piccola fotocamera, eccola qua. Mini fotocamera da spia alla faccia. Mini fotocamera, vabbè. Ok, ci siamo riusciti a procurare la fotocamera. Ora dobbiamo spiare nostra madre per sicuramente scoprire un possibile tradimento. Ok. It's okay, sweetie. C'è la piccolina, la mamma. Lieutenant Flanagan, do you copy? I do, sir, just like you ordered. Do you have a visual of the presidential suite? Loud and clear, sir. Good. Let me know when she exits and heads towards the conference center. I can't risk her seeing me. Ok. Darn it, Flanagan. I told you to inform me if she left the presidential suite. Oh, did she leave? Ok, è scesa giù in cucina, raga. She's in the dining hall. Follow her and hide. Ma come la segua? Vabbè, siamo noi praticamente. Ok. Dunque, raga, direi prima di andare giù in cucina, diamo un'occhiata alla stanza della piccola. Non mi fa andare. Ah, è andato in automatico, raga. Va bene. Claire, how are you? Claire, quindi la zia. No, your brother just left to get groceries. Oh, she's just precious. Okay. Yes, she gets plenty of air. I'm making dinner now, but in about 15 minutes I'll take her outside and we'll go to the lookout by the lake. Yes, the lake that's by my house. How would that be dangerous? Don't worry, I won't let her get close to the railing. We'll just sit on a bench. Okay, I'll definitely tell him you called when he gets back. D'accordo, raga. Probabilmente ci dobbiamo nascondere qua. Il bagno, momento. Foto? Non ci interessa, via. Indietro, ok. Cosa possiamo fare, ragazzi? O nell'armadio o culla. Ok, allora affari loschi indiziata, vediamo un attimo. Ci mette tanto a ragionare il nostro Ed. Allora, microfono da spia. Flanagan, I told you to search the presidential suite for microphones, didn't I? And so I did, sir, but there weren't any. Do me a favor. Schedule an appointment with the CIA eye doctor, will you? Yes, sir. For who? Just do it. Affari loschi, deve essere il pannolino. I have a feeling things are about to get dirty around here. Abbastanza. Ok. Abbiamo ispezionato tutto? Sì. Non ci rimane che, teoricamente, dobbiamo scattare una foto, ragazzi, e spiare la First Lady. Allora, il bagno. Allora, trucco per camuffamento. Ok. Dobbiamo mimetizzarci, quindi. Ok. Ci diamo tipo il trucco della madre. Facciamo un po', che so io, le spie. There's still something missing.
Ok, siamo mimetizzati? Però non me l'ha data smarcata. Va bene. E non mi pare ci sia nient'altro qua, raga. Secondo me dobbiamo scendere giù in basso. Ok. Momento, stavo schiacciando i tasti per vedere se si poteva correre. Prova a mimetizzarti, però come? Vabbè, Jenny! No! My little sweet pea! Ok. Come on, sweetie. Time to wakey wakey. Who wants to go see the lake view? Attenzione alle stelle. Come on, don't be a little sleepyhead. Or your Aunt Claire will never let us hear the end of it. You'll see. It's such a beautiful day out there. And when we get back, you'll have your bottle. You like that, don't you? Close call. Ma cosa dobbiamo fare? La dobbiamo seguire. Proviamo ad andare giù. Sir, I scheduled that appointment with the eye doctor. Okay. All right, good flanking. Secondo me, raga. Always glad to help, sir. Not the sharpest tool in the shed. I swear, I don't know why certain people are even born. Ok. Non so, secondo me dobbiamo uscire, raga. Giardini presidenziali, ok. Ci tocca seguire la madre, però. Are you following the first lady, sir? Not yet. I need my camo helmet first, but I can't find it. Oh, I washed it for you, sir. I left it in the hangar. By the tanks and motorcycles. Ok. Dobbiamo recuperare il casco mimetico, quindi. Se tanto mi dà tanto, ragazzi, è qua in garage. Allora. Vediamo. Eccolo lì. Moto da agente speciale. No, io a me servirebbe il casco, vabbè. Ok. Casco mimetico da giungla. Flawless design brought to you by our chief engineer, Captain Samuel Franklin. Although, why is there no jungle camouflage on my jungle camouflage helmet, Flanagan? I removed it, sir. It was not aerodynamic, sir. Quindi non funziona così il casco, zio? Vabbè, lo mettiamo lo stesso. Dunque, direi che siamo pronti. Possiamo seguire. Pneumatica ancora bucata. Vediamo. Another great fix by our chief engineer, Captain Samuel Franklin. Ho capito, ma. Vabbè, in teoria era stato detto che non avremmo mai più usato quella bicicletta lì, quindi andiamo a piedi. Any updates on the first lady's position, Flanagan? She crossed the yellow flowers track, and she's now in the lookout. Ok, seguiamo il viale con i fiori gialli, e ero convinto che stava per utilizzare la bicicletta per quello, ragazzi. Anche se, ripeto, era stato detto dal nostro Ed che non avrebbe mai più riutilizzato quella bici. I can't get any closer without jungle camouflage on my jungle camouflage helmet. Quindi? Devo raccattare un po' di erbacce? Momento, c'è della roba lì, raga. Allora, di qua. Rami spezzati. Forse ci siamo, vediamo un attimo. Ok. Li indossiamo. Beh, abbastanza soddisfatto. Perfetto, ci siamo mimetizzati secondo, vabbè, il punto di vista di Ed. Ok. Si va dalla madre. È andata al belvedere con la piccolina, ora. No way! Il soldatino rosso, raga. Yes, sir. The double agent is manipulating the first lady. She's setting us up. Sir? She stole a microchip from my safe and is accusing me of leaving it for the KGB to find. And the first lady's buying it. Now, if that's not suspicious activity. Ok, scattiamo delle foto. Vai, zio, con la Polaroid. Posso muovermi?
Sì. Sbam. Ok. Foto fatta. Eravamo mimetizzati a dovere, quindi fai la foto. Ok. Documenta le attività sospette. Abbiamo fatto tutto, raga. Niente di particolarmente sospetto, ma questo è il ricordo di Ed. Come sarà andata realmente la faccenda, raga? Well, and that's all, I guess. Quello che ti ricordi te, zia. Shall we? Là. Ah, ci sta chiedendo di essere ipnotizzato perché giustamente sa che quello che ricorda non rispecchia esattamente la realtà. Grande Ed. Ok. Dunque, si partiva con appunto questa musichetta, questa canzone che ascoltavamo in loop. E adesso dovrebbe arrivare il padre, no? Sono stufa, hai capito? Stufa. Ok, stavano litigando. Di quel diavolo di romanzo. Eh no, il rapporto si stava troncando assolutamente, raga. Come ti permetti di dire una cosa del genere? Ok, abbiamo alzato il volume. Si è scaricato il Walkman. Lasciala. Ma sta combinando lo stronzo. Vediamo, raga. In realtà non è neanche passato nostro padre. Lieutenant Flanagan, we have new mission. A KGB agent has infiltrated the presidential palace with a single goal: to drive a wedge between the president and the first lady, putting an end to a vital, long-standing alliance. We won't let the KGB get away with it. We'll unmask the traitor and save our nation. Ok, nessuno ci ha ingaggiato per spiare la madre, ma è un qualcosa che nei vari discorsi abbiamo captato e ci sentiamo in dovere di investigare. D'accordo, macchina fotografica, via. Ok. Ero convinto invece che fosse stato il padre in questo caso qua a cercare di sfruttare il figlio per riuscire ad arrivare ad una risposta concreta e definitiva. Ok, raga, allora, solita analisi di frammenti di ricordo. Dunque, analizziamo questo. Allora. I soldatini. Pirati in miniatura. Vai. I know you found the missing figurine after all. Mom will give it to me later. She'll be a bit angry. Ok. Beh, sul principale siamo al 100% perché probabilmente questo ricordo più o meno rispecchia la realtà. You weren't obsessed with an entire verse, were you? Only with one sentence. Leave her, Johnny. Leave her. Maybe. Ok, 66%. Abbiamo un altro frangente di ricordo qua. Là. Ok. Analizza. Piccolo Ed. Why don't you trust your sister Jenny? Because she takes up all of mom's attention. And then she can't be with me or with dad. And then dad gets mad. Sei nella direzione sbagliata, zio. Va bene, vabbè, classica invidia tra fratelli, vabbè. La piccola Jenny, giustamente, ha le attenzioni della madre perché è piccolina, quindi. Allora, ragazzi, abbiamo il tradimento? Vediamo, rivivi. Allora, nei nostri ricordi non c'era nessuno. Abbiamo scattato una foto con la madre di Ed, la piccola Jenny, vicino al lago Belvedere. Però sembrava essere sola, quindi Ecco qua, lo sceriffo, ragazzi. Tosta la cosa, raga. E adesso che facciamo?
Cioè, davanti al bimbo non poteva saperlo lei. Comunque, vabbè. È una bella mazzata per il piccolo Ed. Che praticamente si sente escluso da tutto questo. Quindi alla fine abbiamo scattato la foto e abbiamo sputtanato la madre, in pratica. D'accordo, analizziamo questo ricordo. Dunque, abbiamo il poliziotto, che dovrebbe essere, vabbè, l'agente Reyes. What did you think when the police officer arrived, Eddie? That he was going to arrest someone for misbehaving. Tuo padre, tua madre, te, Jenny. Andiamo su tuo padre? Yeah, or I don't know. Ok, quello che pensavamo noi, vabbè, vedendo il poliziotto. Ok, allora. Ora possiamo analizzare una mazza. Mi sa che c'è della roba nascosta qua, raga. Momento, il piccolo Ed. Why are you taking those pictures, Ed? Because things just used to be better. Ok. Quindi odiava quella situazione. Vabbè, capibile, un bambino. Ma allora andiamo avanti, ragazzi. 50%. Va bene. Manca l'altra metà. Il bacio. Il bacio dello scandalo, ragazzi. Andiamo a vedere. Quindi qua abbiamo il pirata in miniatura. How did Jenny get a hold of that figurine? Sometimes dad sleeps in mom and dad's room in the morning or in the afternoon. And mom comes and changes Jenny's diaper on my bed. So I go outside to play. Beh, per farla star calma, probabilmente gli ha dato uno dei giochi di Ed. Mamma e il poliziotto. What did you think right there, Eddie? That Jenny isn't bad. It's the police officer that's bad. Ok, valutazione abbastanza, tra virgolette, matura. Cioè, nel senso, vabbè, giustamente il poliziotto si è messo in mezzo in una relazione, però probabilmente soffocante, brutta, assolutamente, visto il padre di Ed. E niente, è andata così, ragazzi. D'accordo, abbiamo analizzato tutti i ricordi, due frammenti di ricordo, e abbiamo avuto la conferma, ragazzi, che intanto concludiamo l'ipnosi, e abbiamo avuto la prova effettiva che la piccola Jenny probabilmente è la figlia dell'agente nonché sceriffo Reyes. Ok, raga. What? It can't be that bad. Abbastanza. È abbastanza brutta la situazione. You are going to tell me now, right? Non lo so, raga, perché adesso c'è anche un'indagine in mezzo. You've been repressing and twisting your own memories since. Your father was not the person you remember. At some point, when you were little, he became obsessed. He got lost. Ne sta raccontando tutto. He started drinking. Ok. Forse ora riusciamo a ricordare la realtà dei fatti. La dottoressa ha buttato giù il muro protettivo che avevamo tirato su in tutti questi anni. Ricordiamo esattamente come sono andate le cose.
qua siamo arrivati al punto in cui poi l'incidente. Quindi praticamente siamo la causa tra virgolette, ragazzi, dell'incidente per motivo della foto. Quindi la causa in realtà è il padre di Ed, che è una testa di minchia, però con la foto abbiamo sguinzagliato il demone che era in lui. È successo quello che è successo, purtroppo. But why did I do it? Ora ci sentiamo in colpa, sicuro. Jenny. Plenty of older brothers feel jealous of their siblings. It's normal. It would have passed. It was all my fault. No, it wasn't. The picture, if I hadn't... The same thing would have happened. Sooner or later, your dad would have found out. Infatti. And instead of an accident, it would have been a slap, or a beating, or a push, or a knife. And what good does knowing do me? You've been carrying that guilt for years, building a prison of fake memories just to hide it from yourself. From everyone, and it's been gnawing at you, but you need to let it go. Ok, raga, era prevedibile che una volta buttato giù il muro protettivo che ci siamo costruiti, ci accusiamo automaticamente di quello che è successo. Questo offre parecchio di vertigini, Ed, eh? Non riesce a stare in piedi. Vediamo se riusciamo a combattere questa cosa qua. RB LB, vediamo. Probabilmente riusciamo a rialzarci, ragazzi. Va a fregarella, che cazzo è? RB. Dai, Ed. Un passo alla volta. È come rimparare a camminare. Una bella boccata d'aria e passa tutto, zio. Vai. No, un po' troppo forte come boccata d'aria. Comunque, achievement sbloccato. 4. Ok, ragazzi, siamo tornati con la nostra psicologa / psichiatra. Ignora, metti muto, controlla i messaggi. Not today. Mi sa che è il tipo, raga, controlliamo i messaggi. Diamo un'occhiatina al volo cosa ci attende nel prossimo episodio. Ragazzi, direi che ci possiamo salutare qua. Abbiamo svelato una bella roba, eh. Possiamo parlare? Vabbè, dai, rispondiamo. Ma che cazzo è sto qua? Non è il tipo. Rispondi. Allora, ci conosciamo? Pensavo fosse il tipo che abbiamo un attimino piazzato nella friend zone, o forse anche più in basso della friend zone, ragazzi. Non ci risponde. Oh, Ed, you're the most loyal person I've ever met. Doctor, il sheriff Reyes. Ok, lo sceriffo Reyes. E noi sappiamo come è mischiato in questa storia qua, ragazzi. Buster Flanagan camminava con le mani in tasca e lo sguardo a terra in cerca di una crepa in cui inciampare. Ok. Doctor, sorry to bother you this late, but... Allora, è tardi, avrebbe potuto avvisare, non c'è problema, mi ha mandato un messaggio. Proviamo a vedere se era lui. Mi ha mandato un messaggio. Were you the one texting me? I sent you a few messages on the way, but... Ah, it was you. Non sono sicuro. Comunque, mi dispiace. Cosa vuole? Sta bene? Sta bene? Are you feeling all right, Sheriff? It's late, I know. We were looking for Esther Franklin until just now. Did you find anything? There's still hope. I'm sorry about this morning. And you know I don't want to put your career on the line, but... Allora, vorrei che sapesse che ho scoperto... cosa ho scoperto su Miller. Aiutiamoci a vicenda a scoprire la verità su Miller.
Devo trovare Esther Franklin. Dobbiamo riuscire a conquistare la fiducia della dottoressa, quindi aiutiamoci a vicenda a scoprire la verità su Miller? Vabbè, potrebbe essere un'opzione. We both want to get to the bottom of Ed Miller's story. Why don't we help each other? There's a really pretty lookout. Ora dobbiamo convincere lo sceriffo della non colpevolezza di Ed. We could discuss this. I'm telling you, it's bad news. The gun, the bottle, his connection to the Franklins, the whole implausible story about the... Offriti di aiutarla a salire, non offrire aiuto. Ma offriamoci, dai, gentleman. Accetta aiuto. Ok. Beh, perché comunque lo sceriffo non è cattivo. A quanto sembra, ragazzi. Like I was saying, there are too many signs, huh? I'm not saying he's guilty, it's just... It's hard to see it any other way. Don't you think, Doctor? There's one just like it in my favorite movie. Ok, vediamo di risolvere questo piccolo... Allora, gli anelli rossi indicano la sospensione dell'albero. Movie buff myself. Vabbè, la crescita dell'albero, ok. Allora, Colombo salpa verso l'America. Ma possiamo vedere dell'altro, sì. Battaglia di Hastings. Colombo. E poi battaglia di Gettysburg. Mi sa basta, raga. Vabbè, partiamo dal centro. 909 avanti Cristo. Nascita dell'albero. It's amazing to think the tree was born here. That it died here. And that we've only been here about this much. Ok, fine della guerra fredda. Vediamo. Here. No, a year later. I was at a protest march. The police charged us. I fell. L.A., right? Did they crush you? 3 knee operations. What were you doing at the time? I don't know. Patrol during the day to make a buck. Study at night to be a sheriff. Okay. Al lunaggio dell'Apollo 11, vai. I was born about here. You? About the same. Ok, siamo tipo coetanei, d'accordo. Non posso andare oltre? No, si è bloccato tipo, raga. Ah, ok. Taglio dell'albero. 2016. I became sheriff. Congratulations. I had no idea what I was getting myself into. 2016. All right. I didn't know what I was getting myself into, either. Did you become sheriff, too? I fell in love. Ah, damn. Of course. Ok. Non siamo diventati sceriffo, però... C'è dell'altro che posso analizzare qua, perché... Volendo uscire? Non posso uscire, no. C'è un'altra freccia qua del 2001. 11 settembre, ok. What were you doing that day? Do you remember? Sure. I woke up at 6:30, like I do every day. Turn on the radio while I shaved, and the second plane had just hit. I remember looking in the mirror, not recognizing myself, not my face, my hands, my bathroom. None of it. I took care of people with similar symptoms during those weeks. Sorry. I have to insist. I know Miller is hiding something. He's lying. To lie, you have to be aware that you're lying. Nice one. But Miller knows exactly what he's doing. He only has trouble remembering certain things. Things that you do remember. I don't understand. Lei nasconde qualcosa, non è imparziale nei confronti di Ed. Mi parli di Maddie Miller. Allora, lei nasconde qualcosa? No, invece facciamo così, andiamo all'attacco, ragazzi. Mi parli di Maddie Miller. Tell me about Maddie Miller, please. Excuse me? About your relationship with her. Beccato. In the early 90s, you did a little more than just work and study to be sheriff.
Dai, sbottonati, zio. Tanto sappiamo tutto. Ok. Vabbè. Una storia tosta, anche perché poi alla fine ci hanno rimesso una povera madre e la sua piccola. È andato in trance il poliziotto, ragazzi. Per il momento non abbiamo raggiunto nessuno degli obiettivi, quindi non ha il diritto di mettere il naso nella mia vita, non l'ho mai detta a nessuno, mi permetta di non psicoanalizzarmi. Come l'ha scoperto? Da Miller? Come l'ha scoperto da Miller? How did you find out? Through Miller? How did he... Did Mary tell him? Vi vide insieme, ho chiesto prima io, non posso dirglielo, segreto professionale. Non posso dirglielo, segreto professionale. If only I could. I'm bound by professional discretion. Mm-hmm. You're not bound by anyone but yourself. We were inseparable as kids. I spent more time at her house, the one you've been to, than my own, in high school. Everyone thought we were dating. Then, she went to school in San Francisco. We'd meet up some weekends, until one summer. She came back arm in arm with John Miller. We didn't see each other for years. It would have been 5 or 6 when we ran into each other and started meeting. A coffee, a walk, dinner, a motel. Later, pregnant with Jenny, she distanced herself from me. I thought the girl had helped her marriage, that she was happy. Ah, ok. Va bene, quindi ci conoscevamo da molto prima con la signora Miller. Però non ha confermato che la bambina era sua. Se non ho capito male, raga, eh. Fucking happiness. Fai tornare Maddie. Allora, sei bellissima, è bellissima, come stai? Perché mi hai chiamato? Buttiamola su, perché mi hai chiamato? Thanks for coming after all this time. How have you been? Allora, mi sei mancata, ho studiato e lavorato, ho cercato di dimenticarti. Ma buttiamola su, mi sei mancata. Vediamo un attimo, raga. I've really missed you. I'm sorry. I didn't want Jenny to grow up in a broken home. Or Eddie. Allora, lo capisco, i tuoi figli sono al primo posto. Potremmo creare un'altra famiglia. Mi hai lasciata all'improvviso. No, lo capisco, i tuoi figli sono al primo posto. I understood back then. And I still do. You owe it to your kids. I felt guilty. John deserved a chance. I thought the baby... I was wrong. Is he still drinking? He's burying me alive. What did he do? If he touched a single hair. Lo uccido, lo prendo a botte. Denuncialo, ti sosterrò io. Vabbè, andiamo sullo giusto. Denuncialo, ti sosterrò io. Report him, and I'll make sure you get a restraining order. I'm going to leave him. I'm gonna tell him next week. Ma non ci arriveremo, ragazzi. Non dirglielo, fallo e basta. Stai attenta. Stai attenta. It's your decision, but be careful. He could get physical. I have to tell him. I can't just take his son away from him without at least... Jenny is yours. Ok, abbiamo la conferma. Quindi abbiamo la conferma esatta, ragazzi. Inconfutabile che Jenny... E dello sceriffo Reyes. Ok.
Quindi lui non ne sapeva niente finché non gliel'ha detto Mandy. Beh, giustamente. Ok, allora, occhi. See, she has your eyes. And he doesn't suspect anything? Since the very beginning. Infatti. Mano. She's got something in her hand. Oh, get it, will you? Gently. Al pirata. Ok. Non lo molla. A dito per dito? Ok. Il cazzo è, raga. Va bene essere delicati, ma... Là. Oh, Eddie. He leaves stuff everywhere. How do you know she's not... John's? You've never tried to sleep with someone after you've downed a bottle of whiskey, have you? Well... What am I saying? You're ready for water after half a beer. Come with me. The three of you. Let's take it slowly. I can't risk custody. Lui è uno violento, comunque beve. E qua poi è scattata la foto. Ok. That was the last time I saw them alive. Fai tornare Mandy. Ok, l'abbiamo completato. Was it you who found them? I wanted to kill that son of a bitch, but he took that away from me too. Ok, abbiamo iniziato a bere anche noi per la disperazione e volevamo eliminare il padre di Ed. Però mi sa che ci ha anticipato in questo, ragazzi. Da quello che sappiamo si è suicidato. RB, lo lanciamo? Sì. Allora, fucile o bottiglia? Proviamo ad andare sul fucile, ragazzi. Ah, ma volevamo suicidarci? Non ho capito, raga. Mi sa di sì. Ok, ho sbagliato? Non credo, anche perché questi sono ricordi. Facile che il fucile, dai. Nick, no! Ecco perché la cicatrice in faccia. Ok. What went through your mind in that moment? Why did you move it away? Molto probabilmente Doc ci siamo cagati addosso l'ultimo secondo. That's something I could only tell my psychiatrist. Thanks. Now, do you understand? John Miller was dangerous. His son is too. The same look in his eye. I'm worried about you. Allora, io sono preoccupata per quello che può fare lei. So badare a me stessa, non sono in pericolo, lo sguardo non dimostra nulla. So badare a me stessa. I appreciate it, but I know how to take care of myself. I'm sorry. I didn't mean to offend you. Part of my job is worrying about others. I just meant... Hold on. You believe him? About what? Faye. Yes. Okay. No. You're certain Faye isn't the figment of a writer's... a psychopath's imagination? I'm not interfering in your job, Sheriff. Don't interfere in mine. È giusto. Throughout my career, I've met a great deal of psychopaths. And believe me, when I know someone, I really know them. If there is a psychopath in this story, it's not Ed Miller. Ok, quindi stiamo difendendo su tutti i fronti il nostro paziente, ma anche perché comunque sia sappiamo parecchie cose, ma non siamo sicuri al 100% che il nostro Ed non abbia una doppia personalità.
La ferita, in alcune psicopatie, l'automutilazione è la forma di violenza più mite, in altre ne è solo il preludio. La frontiera dell'empatia, Julia Lomas. Ok. Che cazzo? Ok, questa è Faye. La caviglia. Ah! Ok. Che cazzo sta succedendo, raga? Un altro bel colpo? Ma sì, perché no? Giù. Che cazzo? Tosto. Vai. Cazzo, che male. Ok. Scegliere un sorriso per lui. Ma che cazzo è? Vabbè, raga. Non so. Analizziamo giusto. Assicurati lui. Assicurati, proviamo assicurati. Ah, ok, no, merda, no, non volevo. Così ci spappoliamo la caviglia. Vabbè, è andata. Ok, ora siamo sicuri che è rotta, perfetto. Basta. Sti cazzi. Ok, esaminiamo il cellulare. Puoi dire ai ragazzi che... Non so, ci stoppiamo qua. Scegli sorriso, va bene. Ok, facciamo i selfie. Selfie 1, 2, 3 o 4. Andiamo con il 3. Look at poor Faye trying to smile despite the pain. What kind of maniac wouldn't feel sorry for her? Ok. Sì, c'è qualcosa di parecchio strano sotto, ragazzi. Arrivare a casa sua. Caviglia. Cellulare. Andiamo con la caviglia, lui. Oh, that looks like it hurts a lot, Faye. Come in and I'll put some ice on you. Ma questa è un'altra psicopatica, che cazzo? Ah, c'è anche la stampella. Cammina. No, merda. Abbiamo lasciato indietro qualcosa, raga. Vabbè. Ci siamo fatti male proprio lì davanti a casa di Ed. Ok. D'accordo ragazzi, direi che ci possiamo tranquillamente stoppare qua, riprenderemo la prossima volta con Alfred Hitchcock Vertigo. Finalmente abbiamo avuto la conferma, la certezza matematica che effettivamente la piccola Jenny era figlia biologica dello sceriffo Reyes. Il piccolo Ed ingenuamente ha scattato una foto come prova del tradimento della madre di sua madre, e quel minchione del padre di Ed ha fatto una cosa veramente indicibile e vergognosa. E adesso siamo nei panni di Faye, un autolesionista a quanto pare, e si è ferita volutamente alla caviglia per entrare in casa di Ed. Motivo? Perché? Per attirare l'attenzione, per avere una scusa appunto per entrare in casa di Ed, ma a quale scopo? È ancora tutto molto dubbio a questa parte qua della storia. Quindi direi che per il momento è tutto, riprenderemo la prossima volta con Alfred Hitchcock Vertigo, e come al solito, se il video vi è piaciuto iscrivetevi al canale, lasciate qualche like, condividete, ci becchiamo al prossimo video. Ciao!